Legionella negli impianti dell'acqua, chiuso il palazzetto dello sport, firmata l'ordinanza che impone la chiusura a tutte le attività del Palatagliate. Chi ha usato gli impianti deve contattare il medico. In manette la banda dei pendolari del Fute, i carabinieri di Lucca hanno arrestato un gruppo di albanesi che facevano la spola tra l'Emilia e la Toscana per svaligiare case e rubare auto. Proximity Care diventa web app della salute per i ragazzi della Valle. Promozione e prevenzione dal progetto di fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca e Scuola Sant'Anna, ecco l'applicazione per conoscere i servizi offerti a giovani e adolescenti della Garfagnana. Lo sport, la Lucchese punita da Simeri allo stadio dei Marmi. Nel derby con la Carrarese i rossoneri non riescono a rimontare la rete siglata dall'esperto attaccante gialloblu. Nel dopo partita Gorgone ringrazia l'incessante sostegno della curva. Irriconoscibile Bama travolto dal San Vincenzo, pessima gara dei rosa-blu surclassati dalla forte compagine labronica che si impone 104-72, urge una sollecita reazione giovedì sera nella difficile trasferta di Prato. Ben trovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. Quindi l'avete sentito dai titoli, chiude il palazzetto dello sport di Lucca per la disinfestazione degli impianti idrici dopo che le analisi hanno riscontrato la presenza di Legionella. Sentiamo. Il Comune di Lucca ha firmato un'ordinanza che impone la chiusura a tutte le attività del palazzetto dello sport. Dalle analisi periodiche fatte alle acque presenti negli impianti idrici è emersa infatti in più punti la presenza di Legionella. Lo stesso Comune, che è in contatto con l'autorità sanitaria azienda USD Toscana Nord-Ovest, scrive in una nota che per quanti avessero usufruito degli impianti del Palatagliate e in particolare delle docce in questi ultimi giorni, è consigliabile contattare il medico curante o il pediatra di libera scelta qualora si manifestassero sintomi respiratori quali tosse, anche lieve con febbre, dolore toracico e dolori muscolari. L'amministrazione si è intanto attivata per effettuare nei tempi più celeri tutte le operazioni di lavaggio, disinfezione e sanificazione necessarie per ristabilire le condizioni igienico-sanitarie di norma. Le associazioni sportive sono state messe al corrente e l'amministrazione sta lavorando per garantire la continuità delle attività. La cronaca adesso con un'operazione dei carabinieri che ha sgominato una banda dedita a furti in appartamento. Avevano svaligiato l'abitazione di un imprenditore a Vignola, in provincia di Modena, rubando 65.000 euro in contanti, alcuni gioielli e le chiavi di un'auto. Poi, a bordo di un Audi R6 con targa rubata, imboccarono l'autostrada A15 Parma La Spezia. Qua però vennero intercettati da una pattuglia dei carabinieri di Lucca, che li inseguì e bloccò a massa con l'ausilio dei militari del comando Apuano. Fu così che venne interrotta l'attività criminale di una banda composta da quattro elementi di origine albanese che, stando a quanto emerso dalle indagini, da mesi compiva quotidianamente furti in abitazioni di tutto il nord-ovest, compresa la provincia di Lucca, dove per un periodo a Viareggio avevano la base operativa. Durante la perquisizione domiciliare è stata rinvenuta numerosa refurtiva, tra cui quella sottratta all'imprenditore di Vignola e numerosi attrezzi da scasso, comprese le ricce trasmittenti e telefoni cellulari. Oltre a questo, anche altri gioielli, tra cui una fede rubata in un appartamento di Lucca alcuni giorni prima e riconosciuta dal legittimo proprietario. I fatti risalgono al 12 settembre scorso, ma adesso il GIP di Modena ha incaricato quello di Massa di applicare la misura di custodia cautelare in carcere per i tre uomini arrestati, mentre il quarto componente della banda è tuttora latitante. Parliamo adesso del progetto del nuovo stadio Porta Elisa. C'è stato un incontro tra Comune, Lucchese e Aurora Costruzioni. Nuovo incontro tra l'amministrazione comunale e la Lucchese 1905 sul tema del nuovo stadio. Al tavolo l'elemento di importante novità già emerso nel corso della trasmissione Curva Ovest di giovedì scorso, la presenza anche di Aurora Costruzioni, la società proponente del nuovo impianto. Le due compagini, Lucchese e Aurora, hanno accolto la richiesta dell'assessore allo sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti, di incontrare assieme l'amministrazione per un confronto preliminare. Sarà quella l'occasione per discutere in merito alle modifiche, non sostanziali ma potenzialmente rilevanti, da apportare al progetto in corso, dopo il dialogo e l'accordo che sta trovando definitiva definizione tra le parti e che l'amministrazione auspica caldamente. «Sono soddisfatto della riunione», ha spiegato Barsanti, che conferma la volontà di andare avanti sull'iter del progetto del nuovo stadio.
Intanto gli uffici comunali dell'edilizia sportiva hanno stilato un cronoprogramma con gli aggiornamenti in vista di un nuovo appuntamento previsto nella seconda metà di gennaio, quando tali modifiche ci verranno presentate a livello progettuale. Parliamo del bilancio 2024 del Comune di Lucca, che punta a sviluppo del territorio e tutela dei servizi. Bene, stamani abbiamo presentato il bilancio del 2024, un bilancio che ha una grande attenzione ai servizi, soprattutto al sociale, dove viene garantito tutto quello che è stato garantito fino ad ora, e al tempo stesso c'è un'attenzione anche allo sviluppo del territorio, mettendo a disposizione di alcuni settori strategici, come sono ad esempio la cultura e il turismo, le risorse durante l'anno che saranno necessarie, perché noi siamo convinti che investire sia in eventi, in manifestazioni, sia producano ricchezza che poi al tempo stesso ricade sul territorio e sui vari soggetti che sul territorio operano. Quindi un bilancio sano, un bilancio attento, prudente, ma che guarda al futuro con fiducia. Sempre il Comune di Lucca investe 1.200.000 euro per la riqualificazione dei marciapiedi. Partiranno infatti fra i primi giorni dell'anno e la primavera 5 nuovi cantieri che si aggiungono a 2 già in fase di completamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e la totale riqualificazione di percorsi pedonali e ciclopedonali. Abbiamo tenuto fede alle promesse e alle richieste dei cittadini, molte delle quali annose, hanno affermato l'assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani e il consigliere comunale Giovanni Ricci. Un investimento in questi 2 anni di oltre 1.500.000 di euro che va ad eliminare marciapiedi di ghiaino sempre in disordine o perennemente allagati. Voltiamo pagina, cambiamo argomento, promozione e prevenzione della salute e del benessere. Dal progetto Proximity Care arriva la web app per conoscere i servizi offerti a giovani e adolescenti della Garfagnana. Nell'ambito delle attività del progetto per il miglioramento della salute nelle aree marginali, Proximity Care, si è svolto al Teatro dei Differenti di Barga un convegno dal titolo Esperienze di co-design per una app dedicata ai giovani, una delle attività portate avanti nel sottoprogetto Proxy Young, che si rivolge in particolare ai giovani. In questi mesi nelle scuole superiori di Barga e di Castelnuovo gli screening cardiologici su un gruppo di studenti volontari, ma anche lavori ed esperienze di gruppo di studenti che hanno portato a questo prodotto finale, alla realizzazione cioè di un'app pensata per i giovani, realizzata da un gruppo di studenti dell'ISI di Barga con i ricercatori della scuola superiore di Sant'Anna di Pisa, che è parte importante di tutto il progetto Proximity, tra gli altri, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Nell'ambito di Proxy Young continuerà anche l'attività relativa agli screening cardiologici nelle scuole, che hanno fornito importanti elementi in questo 2023. Anche questo è uno strumento importantissimo per rendere i ragazzi responsabili del loro futuro in salute, quindi li ripeteremo anche quest'anno per permettere di avere un monitoraggio ed evitare il più possibile la morte precoce nei giovani atleti. Per quanto riguarda l'app, invece, sarà un punto unico di accesso per i ragazzi, avrà diversi contenuti e tutte le informazioni sui servizi dedicati a loro. Inoltre vi si troverà uno spazio di domande aperto in cui i ragazzi potranno scrivere ed esprimere eventuali dubbi o domande. La rigenerazione dell'asfalto è una nuova tecnologia per intervenire sulle strade. C'è stato un intervento sperimentale con questa nuova tecnologia in via del Marginone a Capannori. Ripianare toppe o buche sulle strade in maniera sostenibile, senza dover portare asfalto in discarica o dover utilizzare nuovo materiale. È la cosiddetta rigenerazione dell'asfalto, tecnologia che è stata sperimentata per la prima volta sul nostro territorio dalla ditta Giannini Giusto per conto del comune di Capannori. Banco di prova, una toppa che provocava rumore e vibrazioni nelle abitazioni al passaggio dei mezzi pesanti in via del Marginone a Tassignano. Alla presenza dell'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo, è entrata in funzione la macchina che prima fresa l'asfalto già esistente, rendendolo di nuovo lavorabile, e poi lo ricompatta iniettando un materiale coagulante. Si tratta di una lavorazione a freddo. Pochi istanti dopo il termine del lavoro, il tratto riparato è di nuovo percorribile. Per l'assessore Del Carlo, il primo impatto è positivo. L'impressione è che sia la tecnologia giusta, che ci fa risparmiare ma anche fare interventi puntuali fatti bene, e soprattutto non si usa nuovo materiale e si riutilizza il materiale esistente sulla strada. Questo è il principio fondamentale che ci piace. Ora però
c'è una cosa da tenere controllata. Nei prossimi giorni come reagirà questo intervento? Sicuramente personalmente passerò a vedere come sta questo intervento, quindi a vedere se effettivamente è duraturo nel tempo, se è una buona resa. Se la risposta su questa strada sarà positiva, la valuteremo per altri interventi. Il nostro comune ha molti chilometri di strade, molti bisogno anche di interventi puntuali, e se questa tecnica funziona, perché no? Rimaniamo a Capannori, è iniziato al Centro Culturale Logos di Marlia il progetto Ricreazione, promosso dal Comune di Capannori con il supporto di Lucca Creative Hub e il contributo del Consiglio regionale. In programma ci sono alcuni laboratori intergenerazionali dedicati ad adulti over 65 e bambini dai 6 agli 11 anni. Questo nuovo progetto ha l'importante obiettivo di favorire l'incontro tra giovani e anziani attraverso lo svolgimento di attività mirate ad ottenere un beneficio reciproco, ha spiegato il vice sindaco con delega alle politiche giovanili Matteo Francesconi. Andiamo adesso a Castelnuovo, scuola e geometri, un percorso per anticipare i tempi dell'impegno professionale. A Castelnuovo, nella sala Suffredini, la presentazione di GameCat, iniziativa promossa dal Collegio dei Geometri della provincia di Lucca, che prevede il coinvolgimento delle scuole nella produzione di idee progettuali legate a interventi reali di riqualificazione del territorio. Idee e progetti che in questo caso dovranno essere realizzati dai ragazzi delle scuole superiori, delle scuole del comprensivo della cittadina, per fornire all'amministrazione comunale spunti e indicazioni possibili per arrivare ad un progetto definitivo per la riqualificazione dell'area del parcheggio Campedelli. Le scuole coinvolte sono appunto l'ISI di Castelnuovo ed in particolare l'indirizzo CAT per geometri, ma anche le scuole medie del comprensivo di Castelnuovo, che dovranno cimentarsi, proprio come fossero dei geometri, nella realizzazione di progetti ed elaborati mirati alla riqualificazione del parcheggio. La Commissione Scuola e Orientamento del Collegio dei Geometri abbiamo avuto quest'idea di coinvolgere i ragazzi nella progettazione di un'opera pubblica, ma in questa progettazione vengono coinvolti sia gli alunni della scuola media che della scuola superiore Istituto CAT, Costruzione Ambiente e Territorio. Sì, è un progetto molto interessante, che dà molto entusiasmo, e è già stato fatto l'anno scorso su Camaiore e Pian di Conca, quest'anno partirà anche a Lucca, nei comprensori Lucca 1 e Lucca 7, e nei prossimi anni faremo anche gli altri comprensori. A maggio gli elaborati saranno esposti a Castelnuovo con l'obiettivo appunto di fornire indicazioni utili provenienti dai cittadini del futuro per rendere ancora migliore e più rispondente anche alle nuove generazioni il progetto. Grazie mille. E chiudiamo con i prodotti tipici. A Barga c'è stata una gara per eleggere il miglior castagnaccio. Come tutti gli anni, grandissima partecipazione di concorrenti e di pubblico per la simpatica iniziativa, edizione numero 14 della degustazione trofeo Il Castagnaccio del Natale. Vero e proprio concorso riservato ai castagnacci più buoni tra quelli decretati dalla giuria popolare, ovvero da coloro che li assaggiano e li votano nell'urna. Il trofeo, organizzato come sempre dall'Associazione dei Lake Angels, è intitolato a Natale Bertolini, figura indimenticata della vecchia Barga e nei primi anni dell'evento uno dei principali vincitori della manifestazione. Tantissimi concorrenti e tantissimi a degustarli, come detto, il tutto sotto la loggia del Capres, che ha accolto alla perfezione questo simpatico ed originale evento che ormai è diventato una tradizione delle feste di Natale a Barga. Per questa edizione, alla fine, per la cronaca e per la storia, il vincitore è stato il barghigiano Paolo Casci, non nuovo alla vittoria di questo speciale contest. Secondo posto per Monica Marchi di Pegnana, terza posizione per Ilaria Giovannetti di Barga, al quarto posto l'azienda Il Boschetto Goloso e quinta posizione per la giovane barghigiana Federica Brizzi. È tutto, ci fermiamo per un breve break pubblicitario e subito dopo la linea passa allo sport.